sono Ilenia, bentornati in questo nuovissimo video. Oggi recensione di un romanzo thriller che io ho adorato tantissimo. Anzi, non l'ho letto, ma divorato. Ossia The Sword di James Patterson. James Patterson è uno scrittore statunitense nato il 22 marzo 1947 nello stato degli Stati Uniti. Nello stato di New York negli Stati Uniti. È famoso soprattutto per i libri dedicati ad Alex Cross, che The Sword è stato pubblicato per la prima volta. The Sword racconta dei Brandeis, che è una famiglia benestante. Infatti, moglie e marito, Jacob e Megan, sono due scrittori che però non riescono a pubblicare il loro ultimo romanzo perché la casa editrice a cui si rivolgono è in crisi a causa di The Store. The Store è un sito online dove si può comprare di tutto, dalle cose più improbabili, tra cui appunto anche i libri. Quindi le persone comprano da The Store piuttosto che da qualsiasi altra parte, quindi sta andando tutto un po' in crisi. Quindi Megan e Jacob decidono di pubblicare, o meglio farsi pubblicare il loro libro da The Store, perché appunto stanno vedendo che questo sito online viene usato praticamente dalla stramaggior parte della popolazione e quindi pensano di poter sfondare su The Store e vendere molte copie del loro ultimo romanzo. Facendo ciò scoprono che The Store sta cercando anche dei dipendenti e quindi chiedono lavoro a The Store e entrambi lo ottengono. Quindi vengono trasferiti nel Nebraska. The Store, oltre a dare loro il lavoro, li fa vivere nel lusso, una bellissima casa, scuole molto preparate per i loro figli, insomma, sembra che la vita nel Nebraska, grazie a The Store, sia una vita migliore a quelle che facevano a New York. Però piano piano scoprono dei piccoli particolari che The Store usa per spiare i loro dipendenti, che loro non sta bene, come per esempio le migliaia di telecamere che sparse per la loro casa, ma anche sparse per la città. Jacob si fionda subito alla ricerca di tutte le cose che fa The Store ai loro dipendenti, soprattutto dopo il trasferimento dei loro vicini di casa, che a quanto pare erano gli unici a capire realmente cosa stesse succedendo, perché gli altri dipendenti di The Store erano molto soddisfatti, accettavano le cose che facevano The Store. Quindi Jacob si mette alla ricerca di tutte le cose che potessero incastrare The Store, ma per tutto il libro gli va male, perché ovviamente lo sgamano sempre, però lui riesce a scappare dalla città del Nebraska dove vive, riesce a scappare dalla polizia che lo insegue, perché poi diventerà appunto un ricercato, e riuscirà a pubblicare il suo libro, perché bene sì, da solo si è infognato a scrivere un libro su The Store, lo pubblicherà. E quindi tutto il mondo saprà che The Store in realtà è solo un insieme di truffatori che non facevano altro che prendersi soldi dalle persone approfittandosi di loro, insomma. Quindi vi consiglio tantissimo di leggere questo libro. Io l'ho preso a 5 euro grazie alla Tea, quindi grazie Tea che pubblichi questi libri a 5 euro, questi meravigliosi libri. Credo che The Store entri proprio nella mente malata delle persone, che purtroppo penso esistano, che si approfittano delle persone dando loro ciò che vogliono, perché comunque su The Store si trova tutto ciò che una persona potesse desiderare, e anche a poco prezzo. Bisogna mettersi in guardia, insomma, su queste cose, soprattutto quando si compra o si vende online. Non ci si può fidare di tutti i siti, ovviamente, non dico che non si debba più comprare online, perché ormai la tecnologia ci invade, ci ha invaso già, e quindi non dico appunto di non comprare o non vendere più online, bensì di stare molto
attenti a dove compra e dove si vende, perché appunto dietro potrebbero esserci delle persone che se ne approfittano, che si pappano solo i soldi. Da un lato è bene che qualcuno si ingegni a creare un servizio per gli altri e che non che ci debba pure guadagnare, perché giustamente è un suo diritto, però dall'altro lato è anche suo dovere dare il servizio buono in cambio del guadagno, perché se si ha un buon servizio, un ottimo servizio, la gente apprezza e quindi compra più dal tuo sito e quindi si ha più guadagno, insomma, ecco. Però secondo me è dall'altro lato sbagliato appunto dare dei servizi scarsi, insomma, un po' da presa per il culo in cambio di grandi guadagni. Quindi credo che questo libro metta faccia luce su questo aspetto negativo sui siti di compra online. Spero che possiate leggere questo libro, perché merita veramente tanto, merita di essere letto, è autoconclusivo, quindi non vi preoccupate, sono anche pochissime pagine, più precisamente ne sono 305, quindi si legge veramente facilissimo. Io l'ho letto in 2 giorni. James Patterson scrive molto fluidamente, non è molto descrittivo, anzi ci sono tantissimi dialoghi e giuste descrizioni, ecco, diciamo così, ci sono le giuste descrizioni. Spero che questo video vi sia piaciuto, lasciate un like, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina se non volete perdervi i prossimi video, e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!